dovesse essere eletto Trump, allora, per me è wrong or right. Questo vabbè, è il nostro allora, grande Luisa, paese. Luisa è una sex worker che è stata nostra ospite più volte qui e che, e che è la compagna dell'avvocato dell'Atomo. Ed è bisessuale, ma ti spiega bene in questo video, ma noi non abbiamo il video, naturalmente manderemo degli estratti, perché non va al Pride. Vai. Sono bisex, gender fluid e femmina e quest'anno non vado al Pride. Perché? Perché in teoria è una manifestazione per i diritti di chi ha orientamenti o identità di genere non conformi. In pratica è diventato il palco di affermazione settaria di tutto ciò che si crede essere lotta politica della sinistra. Esattamente quello che dico io, cioè è diventato 25 aprile, ragazzi, dai, forza. Questo è estremamente problematico, perché intanto deumanizza l'individuo LGBTQ o suo alleato, dandone per scontata l'appartenenza politica. Cioè, lottiamo contro l'assegnazione di genere ai neonati, ma imponiamo identità politica agli adulti? In secondo luogo perché, di conseguenza, esclude, direttamente o meno, operando una discriminazione sulla base dell'opinione politica. Ad esempio sono etero, pro diritti di tutti, ma antifemminista. Perché devo manifestare con chi crede al patriarcato? Oppure sono bi, sono per la crescita sostenibile infinita? Che ho da spartire con gli ambientalisti anticapitalisti per la decrescita? O ancora, sono trans e sono per gli aiuti all'Ucraina, che tra l'altro è una battaglia per gli omosessuali, oltre che quella contro l'oppressione in generale. Perché a Torino non posso portare la bandiera gialla e blu? Quanta ragione ha questa qua? Cioè, avete trasformato una roba libera, una roba gioiosa, in un ennesimo 25 aprile con gli espicapi del PD sui carri a destra e a manca a Milano e a Roma. Ma che roba è? Sì, ma solo se sei come il gruppo e pensi come il gruppo. In tutte le città, nei cortei, si sono viste bandiere palestinesi. Da persona che ha a cuore la causa, mi viene da dire: che ci azzecca. Ok, bello, al Pride si parla di oppressione, quindi ecco il collegamento da esamino della maturità con la Palestina. Ma perché a Torino si vieta alla comunità ebraica di sventolare le proprie bandiere LGBTQ? Perché si fa storia a quelli che vogliono sventolare quelle dell'oppressa Ucraina? Vero, dietro a questi divieti c'è una lotta per l'oppressione e non magari l'occasione di fare gli anti-occidentali? Che se fosse l'oppressione il motore, perché non si è sentito nessun coro per lo Yemen? Non ho visto striscioni per il Sudan, dove la magnitudo della crisi umanitaria è ancora più impressionante? Perché non si sente una parola di critica contro le repressioni nel mondo islamico estremista, contro il regime degli Ayatollah? E perché no, proprio di sostegno alla community in Palestina, i cui individui si trovano da un lato a temere di essere uccisi per motivi etnici, ma dall'altro per motivi di sessualità. Avete confinato il Pride alla sinistra, mamma mia, numero uno assoluta. Non ne parlate perché andreste in cortocircuito, perché avete confinato il Pride alla sinistra, una sinistra che nel suo atteggiamento escludente si digievolve in populismo oscurantista e stringe mano alla destra, perché pur di imporre la bontà di questa sinistra legittimate una politica identitaria che non fa differenza tra ciò che uno pensa e ciò che uno è. Tutto vero, anche se è un po' complesso, un po' filosofico, però tutto vero. Michele da Messina, ma poi... c'è soltanto un errore in tutto questo, che è la destra che sostanzialmente ha scelto di non mettere i diritti al centro della propria battaglia politica. Ma che c'entra, i diritti già ci sono, non rompere i coglioni, Michele da Messina, ma quali diritti, ancora i diritti? Non ci sono le adozioni, ma le adozioni, mica un diritto l'adozione gay, non dire cazzate, non è un diritto l'adozione gay, forza Michele, dimmi. Io ho un sacco di amici di coppie che hanno fatto... Oggi è diventato un reato universale la gestazione per altri. Male. Grazie al tuo governo. Male. Grazie al tuo male. Governo. Per me è male, però governo. È legittimo. Grazie al è tuo legittimo però una legge grazie così. Michele da Messina. Bene, questa ecco. Ma se, non è certo che se, no, ma se uno non è d'accordo con te, mondo, è fascista. Però. Ma che non cazzo vuol mio dire? Mondo. Michele, dimmi. Si restringono i diritti. Vabbè, ma Parenzo ignora il fatto che anche. Pensate. E adesso andiamo al nocciolo delle dichiarazioni di Luisa, che saluto, buonasera, ciao cara, come stai? Ciao, mi sentite bene? Che mi hanno fatto storie, che non mi sentite? No, ti sento benissimo, perché giustamente ti hanno fatto storie, sennò io mi incazzo come una belva, non con te per carità, ma con il collegamento, non si sente, come sai alla radio è fondamentale sentire. Allora, è stato, come dire, virale, è andato un po' virale, devo dire la verità, me l'hanno segnalato in molti questo tuo video in cui dici che da bisessuale... Quando mi scrivono questo messaggio molto interessante, peraltro un altissimo dirigente di Mediaset, di cui non posso rivelare il nome, ma mi scrive: persino Satana, quando sente gli spostati della zanzara per scaramanzia, si tocca. Mi sembra una sintesi meravigliosa. Persino sul discorso Satana, di Satana quando di prima. Sente sul discorso esatto, di Satana. Persino Satana, allora, quando tu sente non vai spostati... al Pride, fondamentalmente riassumo, Luisa, perché è diventato una specie di 25 aprile. Io l'ho detto prima 25 aprile. Adesso l'ho ridotta in questo modo, però fondamentalmente è quello che dici, no?
No. No, come no? Sì. No, intanto allora, premettiamo una cosa, che il mio video non è andato virale. È andato virale il video che Salvini ha scaricato dal mio account. Ma chi se ne frega però di Salvini, dai. Adesso no, e l'ha diffuso senza neanche taggarci, quindi vabbè, coscienza del genere. Ma questo va bene. Ma io non ho parlato di Salvini, cioè a me me ne frega di quello che ha fatto, me ne frega nulla di quello che ha fatto Salvini, mi interessa la sostanza. Diciamo che la sostanza è proprio questa, che nel senso hai preso la sostanza e ne hai fatta tutt'altra. Non è assolutamente quello che dico nel video. Ma sì, ma ho riassunto, dai Luisa. Riassunto facendo un uomo di paglia. Hai detto Pride alla sinistra, hai detto, avete confinato il Pride alla sinistra, la stessa cosa, dai. Forza, cioè non è che ho detto una cosa diversa, avete confinato il Pride alla sinistra. Non ho detto una cosa diversa. Che hai alterato il pensiero. Vediamo di questa persona. A ridurre evidentemente ti sei spiegata male, però no. Allora, io metto a disposizione di questa persona il mio team legale. Dimmi. Ecco, dimmi. Va bene, il team legale il team legale ti stava dando ragione, forza. Allora, in questo video semplicemente mi lamento di una cosa. Che in alcuni Pride, in alcune città, visto che ci sono diversi Pride in diverse città con diverse organizzazioni, si è adottata un'impostazione esclusiva perché nell'includere certe istanze che non c'entrano un cazzo con i diritti LGBTQ, si è fatto tutto un mischione tale per cui chi magari marcerebbe anche per i diritti LGBTQ non vuole marciare vicino a quelli che dicono il capitalismo è una merda. Ma che sciocchezza sta dicendo? E l'Ucraina è una merda. Sì, ho capito benissimo. Ho detto la parola Ucraina per adesso. L'hai detto prima nel video. Ma questo è anche per Malosa. Oltre a dire cose che non si capiscono, è anche per Malosetta. Nel video ho detto che in alcuni Pride, per esempio quello di Torino, si è cercato di limitare, cioè di vietare l'utilizzo di bandiere atlantiste o anche pro-Ucraina. Poi c'è stata la lamentela e quindi sono state conteste anche quelle. Ma sono esattamente quello che ho detto io, cioè l'ho ridotto giornalisticamente al fatto che si è... L'hai ridotto giornalisticamente, quindi certo, faccio giornalista, non faccio il filosofo, scusami. Sì, infatti non mi vanterei molto della cosa. Ma invece però, me ne vanto e me ne fotto dei filosofi e me ne fotto pure dei giornalisti, pensa te. Me ne fotto dei giornalisti e dei filosofi, me ne fotto anche di chi mi vuole insegnare come si comunica, perché so benissimo come si comunica, però se mi vuoi spiegare sono consapevole che sai benissimo come si comunica e infatti sai benissimo come twistare un messaggio. Fermati un attimo, scusami, perché altrimenti mi fa incazzare. Allora, la cosa fondamentale è questa: tu hai spiegato in maniera anche in alcuni passaggi un po' contorta per il volgo, sto dicendo che non vai al Pride pur essendo bisessuale, quello che vuoi, gender fluid, eccetera. Ma va benissimo. Cosa fa questa? Sì, ma va benissimo, vai al Pride. Io ho ridotto la cosa dicendo, ma l'hai detto anche tu, che avete trasformato, cioè l'organizzatore del Gay Pride, questa festa in un Pride della sinistra. Questo l'hai detto, se vuoi te lo faccio risentire, se vogliamo fare la prova del 9 di questa cosa qua. Ho chiuso il video dicendo sinistra ridacci il Pride, nel senso quello sinistra che ho detto italiana. Io. Ho detto la stessa cosa, ho detto la stessa cosa, perché la sinistra si è appropriata del 25 aprile, come si è appropriata adesso del Pride. Ho messo dentro il 25 aprile. Ma questo l'ho detto io, sta pensata geniale, diciamo. Che ti devo dire, mi sono rotti i coglioni, cioè perché uno dovrebbe parlare in maniera normale, comprensibile, invece su una frase che è esattamente quella che hai detto tu, perché tu hai detto il Pride se ne si è appropriata la sinistra del Pride, ho detto la stessa cosa, ho aggiunto sta cosa del 25 aprile, ma non te l'ho messa in bocca, è la stessa cosa, il 25 aprile la festa della sinistra è diventata e il Pride è diventata la festa della sinistra, vuoi che te lo spiego con le figurine? Non credo, non c'entra un cazzo. Voi mi avete chiamato per un video nel quale io esprimo il concetto che se tu metti dentro cose che non c'entrano un cazzo in una manifestazione, quella manifestazione non c'entra più un cazzo con l'origine della manifestazione. Ho capito e tutto. Adesso tu
e adesso tu stai rendendo questa conversazione esatta. Ma l'hai detto tu che è di sinistra, no. L'hai detto tu che il Pride se n'è appropriato la sinistra. Sì, ma non l'hai ho aggiunto nient'altro. Nel momento in cui hai aggiunto qualcos'altro, hai reso diverso il messaggio che ho comunicato. Vabbè, cioè, non mi sembra allora, difficile da capire. Ma che ne so, cioè, ma di che cazzo basta avere l'intelligenza superiore a quella di un cactus qua. Per capire una cosa ma del io sono genere. Un cactus. Sono un pensiero di questa. No, aspetta, aspetta. No, aspetta. Posso dire una cosa? Siccome mi ha detto che ho il pensiero di un cactus, sono orgoglioso di essere un cactus. Ti saluto. Io i cactus non si confrontano con i geni. Ciao. Siamo il futuro.